Raga, buongiorno. Oggi vengo a voi un'altra volta tentando di risolvervi un problema. Ovvero, l'altro giorno, nella mia testa, l'altro giorno è un arco temporale che va tra ieri e 6 mesi fa. Per cui, vabbè, ho postato questo video. E molti di voi mi hanno chiesto: ma Ian, come hai ripreso quel video? E adesso ve lo spiego, perché c'è la mia cavia, Nick Liviero, che deve fare dei contenuti qui allo Snowpark. Per cui ho detto: dai, ti do una mano, almeno faccio un video e spiego anche come possiamo creare il banger shot per eccellenza. Cosa che potete fare tutti. Allora raga, per fare la ripresa che vi ho fatto vedere a inizio video, in realtà è molto più semplice di quello che potete immaginarvi. Io mi prendo la mia cam in 360 in modo che mi tolgo tutti i pensieri sul prendere la mira, frame, non frame. Faccio dopo in post. Palo lungo e praticamente Livi salterà dietro di me, quindi io salto dritto tenendo la telecamera così. Ok, lui mi segue. Metto anche l'altra camera sul casco, almeno vedete tutta l'action direttamente dalla mia testa. E niente, andiamo, vamos. Ok, dimmi te quando ci sei, io vado un pelo verso sinistra, almeno non ci scontriamo. Ok? 3, 2, 1. Non so cosa ne sia uscito, ma sarà sicuramente fighissimo. Vediamo cosa è saltato fuori. Potrebbe stare più vicini, ma non è male. Non è male, infatti già che mi sono visto tanto lontano per quello che ti dicevo che secondo me. Yeah! Non so cos'è venuto, ma a una certa ho avuto paura di che mi atterrasse in testa. Raga, comunque una cosa, non serve per forza saltare sui salti mega giganti per riuscire a fare queste cose. Noi lo facciamo perché, perché fa figo. Però si possono anche fare sui rail, sui salti più piccoli. Anzi, andiamo sul salto più piccolo. Poi io ho già capito che tanti di voi mi chiederanno: madonna Ian, ma vai d'accordo con gli snowboarder? Gli skier e gli boarder non si odiavano? No raga, non ci si odia! Non ci si odia più, basta con queste cose. Lo snowpark è uno, ci divertiamo tutti insieme, vero? Allora, ci abbracciamo anche se volete. Stiamo ragionando sul come farla per stare più vicini. Che altro perché gli sci vanno più veloci di base. Giusto. A malincuore, sì. Sfigato! Che bello! Madonna, era anche più bello il kicker a destra, sulla destra, bello dritto. Che chill! Prima, purtroppo non l'ho filmato, è veramente un peccato. Oggi c'è questo polviscolino, chiamiamolo così, che rallenta di tantissimo la velocità dei salti, quindi sul secondo prima siamo arrivati leggermente corti, vi faccio capire. Allora, Livi è atterrato in questa zona qui, che non è ideale, bisognerebbe atterrare in realtà lì in fondo. Io
sono atterrato lì. Raga, guardate quanto cazzo sono arrivato corto. Ho preso una cosiddetta scaldata alle gambe che non potete immaginarvi. Clamoroso. Brutto però. Attenzione a passare sotto. Passare sotto al kicker. Beh sì, sul flat. Tu salti, io tengo la camera, ti filmo da sotto e vediamo cosa salta fuori. Va bene, andata. Fantastico. Mica, sai che bomba sarebbe se tipo io con la mano tocco la telecamera in aria, tipo. Tipo te la tieni alta e io mentre faccio lo switchback vibe la... Andata. Yeah. Mega fallimentare. Quando ero tipo a testa in giù non capivo dove fosse la telecamera. Non mi è venuto da toccarla, capito? No, ma secondo me c'eravamo, ma te la stavo per tirare sulla tavola. Sì. Comunque, dal pensare che fosse venuta una merda al tirare fuori uno shot secondo me molto molto figo. È un secondo. Tanta roba, tanta roba. È una linea sottile tra lo schifo e le robe veramente fighe. Idea stupidissima, non so se ci passo, ma passo sotto il rail. Proviamo. No, scherzo, no. Merda, sono arrivato lì davanti e ho detto no. Non ci sto. Ecco voi, infatti, sei gattato. Ma no, volevo andare tipo così, no? Però ho detto, magari picchio le ginocchia, cazzo, le lascio lì. Spero che questo video vi sia stato d'aiuto. Come avrete notato, non serve fare per forza i trick più grossi o i salti più giganti. Un consiglio è: più vicini state con questa telecamera, nello specifico con una telecamera in 360, più vicini siete e più sarà figa l'immagine, perché dà quell'idea di wow, mega gigante. Altra cosa, per chi è stato molto attento ed ha seguito il video fino a qui, avrà visto che ho degli sci nuovi. Bene, non ve li spoilerò totalmente, perché settimana prossima pubblicherò un video in cui vi spiego esattamente, o almeno ci provo, siccome me l'avete chiesto in molti, che sci scegliere in base a che disciplina dovete fare. Molti mi hanno chiesto: se devo comprare un paio di sci che faccia tutte le discipline, che sci mi consigli? Bene, settimana prossima provo a spiegarvelo, provo almeno a raccontarvi con che criterio scelgo io gli sci, e ci vediamo settimana prossima. Grazie per aver seguito. Ciao!